bonifica oggi associate ad Ambi, bonifica e irrigazione, oggi associate ad Ambi sono 145 e sono in tutte le regioni, e sono in tutte le regioni d'Italia. Hanno dei compiti precisi di difesa del suolo, quindi di difesa dall'acqua e comunque di tutela del territorio, e hanno il compito importante e imprescindibile per il nostro paese della distribuzione delle risorse irrigue per quanto riguarda l'agricoltura e, l'agroalimentare. A livello nazionale ci occupiamo di oltre 750 impianti idrovori che garantiscono la sicurezza di un territorio. Ricordo a tutti che buona parte, oltre 1.200.000 ettari del territorio nazionale, è sotto il livello del mare, quindi ha bisogno di essere l'acqua sollevata, rimessa in un collettore, quindi in un fiume, e rimessa al mare per poter garantire la vivibilità di quei territori. Abbiamo 220.000 km di canali artificiali gestiti dai consorzi di bonifica. In più, in molte regioni d'Italia gli vengono date le funzioni del dissesto idrogeologico anche all'interno dei canali naturali, dei torrenti e dei corsi d'acqua naturali, perché non è più possibile nel nostro paese trattenere solo il 10% della risorsa. Noi crediamo che serva un piano nazionale degli invasi, un piano nazionale che durerà 20 anni, ma che ha bisogno di risorse certe e che mettano in condizioni i territori di decidere qual è la struttura e l'invaso che serve, in collaborazione con tutti gli enti gestori delle acque, ricordandosi quali sono le priorità dell'utilizzo dell'acqua, che la legge nazionale prevede che dopo l'utilizzo antropico umano ci sia l'utilizzo agricolo, poi tutti gli altri usi. Però credo che questo sia un'opportunità per il Paese che non possiamo perdere e che dobbiamo però partire in fretta, perché rispetto a questo purtroppo si stanno sempre più avvicinando quegli anni dove la risorsa è sempre meno, e quindi si stanno avvicinando sempre di più quegli anni dove lo stato di calamità caratterizza l'economia del nostro Paese. Il fare il censimento degli invasi privati e degli invasi inutilizzati nel nostro Paese ci serve per capire dove andare a mirare al meglio quegli investimenti e, se è il caso e dove si riesce, anche andare a riutilizzare queste opere che sennò rimarrebbero opere magari pubbliche inutilizzate, e credo che oggi il Paese non ne abbia bisogno. Andiamo a chiedere all'Europa che costruisca una nuova politica agricola, che costruisca un percorso di condivisione sulle fondi comunitari, sull'agricoltura irrigua, diversa rispetto a quella che abbiamo costruito in passato. Cioè oggi dobbiamo far costruire le politiche agricole sull'agricoltura irrigua, perché l'85% dell'agroalimentare italiano arriva solo ed esclusivamente da un'agricoltura che può utilizzare l'acqua. La politica nazionale, abbiamo la necessità e bisogno che diano anche qui delle risposte concrete rispetto a quello che sono le infrastrutture del paese. Le infrastrutture irrigue del paese sono di proprietà del demanio dello Stato, sono infrastrutture che sono nate in tempi passati. Abbiamo bisogno, uno, di adeguarle, perché i cambiamenti climatici, l'ho detto prima, sono una caratteristica che non possiamo più dire quando succedono. I cambiamenti climatici oggi ci siamo dentro, e dall'altra parte dobbiamo decidere se continuare a pensare, e io credo che sia necessario continuarlo a pensare, che l'agricoltura sia ancora un asset strategico come modello di sviluppo per il nostro paese. Se così è, la politica nazionale deve dare attenzione alle politiche irrigue, perché l'agricoltura in Italia è un'agricoltura irrigua.